Riunione d'emergenza a Bruxelles dei ministri degli esteri per decidere le sanzioni contro la Russia dopo il referendum in Crimea. Malgrado le roboanti dichiarazioni, però, l'Europa procede in ordine sparso. Le sanzioni è improbabile che colpiscano i top manager delle grandi aziende energetiche russe. A dirlo il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz. L'Italia chiede misure preventive ma non punitive, anche per non danneggiare le relazioni commerciali, dice la Ashton, alto rappresentante dell'Unione per la politica estera. Stiamo cercando di inviare segnali più forti possibili oggi ed entro questa settimana per far capire a Mosca la serietà della situazione, ma anche la nostra volontà di dialogare e ristabilire buoni rapporti fra l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia. Secondo fonti diplomatiche, comunque, la lista iniziale di 120-130 nomi nella blacklist dei notabili russi colpiti da sanzioni dovrebbe essere ridotta a qualche decina di esponenti quando i ministri degli esteri europei usciranno oggi dal meeting. Il presidente americano Barack Obama ha evocato invece eventuali sanzioni supplementari contro la Russia e ha ammonito il suo omologo Vladimir Putin che gli Stati Uniti e i loro alleati non riconosceranno mai il risultato del referendum in Crimea. Da Mosca Putin ha invece ripetuto che la consultazione non viola il diritto internazionale.